Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizzeremo insieme praticamente è il mio primo progetto back to school. Finalmente anch'io sto facendo un progetto back to school. Questo video sarà in collaborazione con Ali Crafty, che lei realizzerà, farà vedere come realizza degli sticker e li fa vedere come li utilizza. Bene, per il mio progetto ci serviranno un quaderno, un foglio stampato. Io ho stampato dei cupcake, ma voi potete stampare quello che vi piace. A me personalmente dei cupcake. Poi ci servirà un foglio di questi trasparenti, oppure anche l'acetato. Lo potete anche utilizzare a metà perché ce ne servirà solo mezzo foglio. Poi ci servirà la colla, un pennarello indelebile, delle forbici e un taglierino. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a segnare sul nostro quaderno la linea. Allora lo centriamo per prima cosa il foglio. Realizzeremo un quaderno fantastico, ve lo posso assicurare. Allora dobbiamo andare a tracciare la linea del nostro foglio con i cupcake, perché poi lo andremo a ritagliare con il taglierino. Ecco qui. Non vi preoccupate se sporcate dove ci sono i cupcake, perché non fa niente, non si vedrà. Ecco qui. Dai. E poi qui, per ultimo. Ecco, perfetto. Adesso prendiamo il nostro taglierino, apriamo il nostro quaderno in questo modo, prendiamo il taglierino, ecco qui, e andiamo a ritagliare tutta questa parte qua. Questo empio. Andiamo a ritagliare molto delicatamente e precisamente. E andiamo a togliere tutta la parte che abbiamo ritagliato. Vedete? Adesso abbiamo qui una parte tutta vuota. Siccome qui è tagliato in modo irregolare, adesso andiamo a prendere un deco tape o quello che più vi piace e andate a sistemare i bordi. Io utilizzerò questo che è più carino. Perfetto, ecco qui, avrete questo risultato, che è troppo carino già. Scusate un attimo che ho un pezzo in più di quaderno qui. Lo vado a togliere, così è più bello e preciso. Ecco qui. Perfetto. Adesso apriamo il nostro quaderno in questo modo. Perfetto. E andiamo a tagliare questa parte, tutta questa di qua, del nostro, come si dice, del nostro foglio trasparente, che può essere anche acetato, quello che volete. L'importante è che è un foglio trasparente. Io sto utilizzando questo perché l'acetato non l'ho mica trovato. Lo sto ritagliando come. Ecco, e adesso lo andiamo a dividere per metà,
Cioè, dobbiamo avere due fogli separati, ma a noi ce ne servirà soltanto uno. Perfetto. Adesso prendiamo un foglio, uno dei due, quale più preferito, uguale, e dobbiamo ritagliarlo quando entri nella parte tutta questa qua del quaderno. Il cellulare mi suona sempre. In ogni video c'è il mio cellulare che suona. E non preoccupatevi se non siete precise, se non siete precise perché non ci servirà la perfezione in questa parte. Scusate, ma questo l'ho rovinato. Andiamo un attimo. Tagliamo. Qui non ci servirà la perfezione perché alla fine questa parte resterà nascosta, non ci interessa. Ok, come larghezza, lunghezza ci siamo, adesso tagliamo per la larghezza un'altra piccola parte. Perfetto. Adesso dobbiamo incollare questo foglio trasparente qui, dove c'è la nostra parte vuota. In poche parole, adesso prendiamo la nostra colla. Considerate che questa colla è nuova, non l'ho ancora usata. Infatti, togliamo il tappo. Oppla, combinato il primo disastro. Perfetto. E adesso andiamo a mettere la nostra colla tutto qui, a girare intorno al nostro quaderno. Sposto qui. Ecco qui. Dobbiamo mettere la colla bene. Prendiamo il nostro foglio trasparente adesso. Eccolo qui. E lo andiamo a appoggiare qui. Ok, perfetto. Aspettiamo che asciughi. Nel mentre prendiamo il nostro foglio con i cupcake. Lo sistemiamo così e andiamo a vedere se va bene. Se lo chiudiamo il quaderno, se si vede in maniera decente. Dobbiamo spostarlo un po' così. Perfetto. Segniamo i punti dove è messo con... Ok, il pennarello. Così. E adesso... Oh, la colla cola. E adesso mettiamo un po' di colla. Qui nel quaderno. So che non mi vedete bene, ma non so come mettermi per farvi vedere. Così. E adesso andiamo a appoggiare su il nostro cosino qui con i cupcake. Il mio cellulare suona pure adesso nei video. Ecco qui. Adesso dobbiamo soltanto aspettare che si asciughi e andremo a vedere il risultato del nostro quaderno. A dopo! Ecco qui il nostro quaderno, adesso è bello che è asciutto, come potete vedere qui è asciuttissimo. Guardate come si vede, aspettate che tiro un po'. Ecco, tipo è una vetrinetta, diciamo, con... l'acetato abbiamo fatto, ma adesso non sono ancora contenta e praticamente vorrei fare una scritta. Ho qui il mio pennarello indelebile della Stabilo, è fantastico questo pennarello, e voglio andare a scrivere qui sopra. Allora, I love cupcake. È vero, io adoro i cupcakes. Ed eccolo qui finito. Adesso vi faccio vedere bene. Ecco qui.
Vedete com'è venuto il quaderno? E così, con qualcosa di semplice, abbiamo realizzato un quaderno tutto decorato. Qui ovviamente poi ci sono le pagine normali, andremo a scrivere, andrò a scrivere quello che voglio. Ma guardate che bella la copertina, è veramente, veramente, veramente stupendo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Spero che la mia idea come decorare un quaderno vi sia piaciuta. Qui ovviamente poi metterò sopra un peso e la cosa si sistema subito perché si è fatto così per via della colla che io ho messo una cosa sotto così per non far appiccicare tutte le pagine. Ma comunque, ringrazio tantissimo ad AliCrafty per questa collaborazione. Spero che anche a lei piacerà la mia idea. E niente, nell'info box ovviamente troverete i suoi dati come si dice, per vedere anche il suo video, spero che lo andrete a vedere tutti. E niente, le mando un bacio e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!